Vent'anni di storia politica, sociale e culturale di Napoli e della Campania raccontati attraverso 100 scatti di Mario Riccio, fotografo e giornalista dell'Unità negli anni 70 e 80. La mostra fotografica Con gli occhi di Mario, a lui dedicata ed inaugurata questo pomeriggio nelle sale del Maschio Angioino, vuole essere occasione per riflettere sulle vicende di quegli anni, sul terremoto dell'80 ed in particolare sulla figura di Enrico Berlinguer. Per tutta la durata della mostra, realizzata attingendo all'archivio del fotografo, l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino ospiterà incontri pubblici di riflessione e confronto sulla città, sulla sua storia e sui protagonisti di quel periodo. Sono 100 scatti di un grande fotoreporter. Tengo a sottolineare che questa mostra e il patrimonio che ci ha lasciato Mario Riccio sono un grande bene comune, sono un grande fattore di conoscenza e di documentazione di un periodo cruciale della storia di Napoli. Sono anche scatti pieni di indignazione e d'amore, e quindi spero che tanti giovani verranno a questa mostra e potranno confrontarsi con, appunto, con un periodo cruciale fatto di tante tensioni, tante lotte, tante avanzate e tante sconfitte, ma come è sempre stato nella storia di questa città. E questo grande patrimonio dobbiamo farne un'arma della critica per continuare, appunto, a fare in modo che Napoli, come sempre nei momenti più difficili della propria storia, è riuscita comunque con la sua generosità e la sua grande storica tradizione a parlare al mondo. Promossa dalla rivista Infiniti Mondi con l'assessorato alla cultura e turismo del Comune ed il Consiglio regionale della Campania, l'esposizione resterà aperta al pubblico fino all'8 novembre.